INAIL diminuisce l'importo dell'indennità una tantum per i familiari delle vittime sul lavoro. I nuovi importi sono fissati dal decreto del Ministero del Lavoro. Vediamo tutto nel dettaglio. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, io sono Giulia e in questo Focus Previdenza parliamo dell'indennità riconosciuta ai familiari delle vittime sul lavoro, perché il decreto del Ministero del Lavoro numero 75 ha stabilito nuovi valori per gli eventi che si verificano tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2023. Prima di vedere come cambiano questi importi, però, facciamo un breve riepilogo su che cos'è questa misura. Si tratta di una prestazione economica una tantum che viene riconosciuta ai superstiti delle vittime sul lavoro e quindi in primo luogo al coniuge e ai figli, in loro mancanza ai genitori, fratelli e sorelle. L'indennità è valida per gli eventi accaduti in Italia o all'estero dopo il 1 gennaio 2007, sia per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, sia per i lavoratori che non hanno questa assicurazione, come ad esempio i militari, i vigili del fuoco e i lavoratori autonomi. Inoltre, l'indennità copre anche i familiari di persone assicurate contro gli infortuni in ambito domestico. Stiamo parlando appunto di un'indennità una tantum, quindi può essere riconosciuta una sola volta ed entro 30 giorni dall'accertamento sommario, che viene eseguito dal Ministero del Lavoro e dall'INAIL. I familiari della vittima possono fare domanda entro 40 giorni dalla data del decesso del lavoratore. La domanda deve essere presentata alla sede territoriale dell'INAIL competente in base al domicilio della persona deceduta, tramite consegna a mano allo sportello, invio per posta ordinaria o per mezzo di PEC. Tornando agli importi, quest'anno si va da un minimo di 4.000 euro, nel 2022 erano 6.000 euro, ad un massimo di 14.500 euro, 22.400 euro nel 2022. L'importo comunque varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare superstite e alle risorse disponibili del fondo infortuni INAIL. Se ci sono più superstiti, la prestazione è divisa in parti uguali. L'indennità comunque è esente da imposizione fiscale ed è cumulabile con altri benefici, ad esempio con la rendita INAIL. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.